svela l'arcano, svela l'arcano. Svela l'arcano. Ho qui con me alla mia sinistra una persona di vostra conoscenza. Il Saverione! E forse voi pensavate che io ero morto di coronavirus. Dite la verità. Pensavate che mi avesse beccato lui? No! Io sono l'unico uomo che ha sviluppato gli anticorpi al coronavirus. Tu sei l'anticorpo. L'anticorpo. Non l'anticristo. No, per carità. Oh, calma. Grande Saverio, ci fa piacere. Bene, tu? Ciao Saverio. Intanto io vi volevo ringraziare che avete accolto bene Muso, il mio amico. Ma è un grande Muso. Anzi, grazie a te che hai fatto questa grande cosa. Ma guarda. Ma con lui hanno partecipato anche altri suoi amici? Ok. O c'era soltanto lui? Non ho capito. Con lui hanno partecipato anche altri suoi amici o c'era soltanto lui? Ma con lui dove? Cioè, io ho visto il post che hai condiviso tu e ho visto il video che Ah, avete non fatto avete nel ancora bar. chiamato, però. No, io poi siamo diventati amici su Facebook e ci Ok. scambiamo dei like sulle cose che facciamo, però sarebbe bello invitarlo magari in puntata quando potremmo rifare le Sì, puntate, perché lui è un... purtroppo Enrico adesso in questo periodo qua certo. ci hanno impedito di raggiungere i nostri amici, i nostri familiari, non posso fare niente. Lo Però so. telefonicamente io glielo dirò, telefonicamente lo chiamo e glielo dico. Dai, dai, una grande cosa. Poi lui è anche uno che sa tante cose, ci può dire veramente tantissime cose interessanti. Insomma, Sì, sicuramente. Io l'altro giorno ho fatto un'intervista a me. L'altro giorno ci siamo visti poco prima che scattasse il lockdown proprio praticamente totale e mi ha intervistato perché anche io faccio delle cose con lui ma ogni lo so, tanto. io l'ho vista l'intervista, l'abbiamo pubblicata sulla pagina di Zona di Confine. Ah, Abbiamo messo il link all'intervista. Oltre al video che ok. avete fatto al mercato, Sì. sotto ho messo il link all'intervista, ho condiviso il post di Muso che mandava poi all'intervista che avete fatto al bar. Molto carino, anche le Certo. cose che hai detto mi sono piaciute molto e le Ah, condivido, bene, devo bene. dire. Sì. A un certo Quindi... punto mi ha fatto un po' una domanda difficile, quella fra la differenza fra l'immigrato e L'immigrato economico, l'immigrato che scappa dalle guerre, lo so, quella difatti avrebbe messo anche me in difficoltà, eh. Poi voglio dire, hai risposto bene perché comunque una persona se è in no, ma difficoltà perché per lei è importante. a me sembra che definirli differenziali sia un abile espediente politico, tutto qua, non è che ci sia. Esatto. Esatto. Diciamo che bisognerebbe poter circolare abbastanza liberamente se non si vuole fare niente di male, no? Quindi. Certo, infatti. Comunque lì sei con Marta, quindi saluto Marta, saluto Fabrizio. Ciao, ciao Save. Siamo tutti a Sai parlare. Fabrizio a chi assomigli mentre ti vedo così sul computer? Sembri Diccelo. Shay Bamba. Sei Baba. Chi è? E chi è? E chi è? Shay Bamba era un grande guru indiano. Chi è? Sì, io sono Sei Babbo. Shay Bamba. Ciao Marta. Ah, ma sente, lei sente però. Lei sente, ma non la sentiamo noi. Sta cercando di parlare. No, diciamo che adesso Franci l'ha quasi doppiata, sembrava fosse lei a parlare, perché ha parlato proprio sul suo labiale. Ma Provate a sai che fare non questo si sente? esperimento. Ma magari sta cercando di essere ventriloquo qua, non sappiamo. Sta cercando di parlare. È andata via. È solo più un puntino. sta sperimentando un po' di cose per cercare di comunicare con noi. Ma è E strano invece che non ce la Giuseppe fa. Enrico? Giuseppe non ce la fa perché faceva il turno pomeriggio, pare che non riuscisse a esserci. Andrea non Ah, c'è ok. perché non c'è anche lui. Comunque possiamo anche festeggiare la vittoria dell'Italia, finalmente una bella Italia, dai, per chi è amante del calcio. Sì, contro chi? Contro l'Azerbaigian, contro chi ha No, giocato? va Contro la bene, Bosnia. no, non era facile, non era facile. No? Ah, vabbè. Dai, Non finché non vinciamo contro era qualcosa di significativo. facile. Save! Ha segnato il gallo, hai visto? Ma hai visto che gol, hai visto? Che gol ha fatto, mamma mia! Anche Berardi. È Anche Berardi, ma il suo era più bello, era più difficile, era il primo. sì, Era in il primo. effetti, speriamo che segna domenica. Che chiacchiere da bar. Speriamo, speriamo. Ma il problema non è che segna lui domenica, è che noi non ci prendiamo 5 gol, perché se lui segna noi ci prendiamo 5 gol. Sì. Vero, vero. Ecco,
Eccola qua. È miracolo, arrivata. Erano le cuffie allora. Ah, pensavo avessi messo il dito sul microfono, no? Sai che... No, erano le cuffie. Infatti ho tolto le cuffie, adesso vedo che divento verde. Ah, vedi, vedi, è vero. Sì. Bene. Ragazzi, ma deve arrivare ancora qualcuno, perché posto che i due infermieri non ci saranno. Ma Francesca avrebbe invitato il presidente Biden, attuale eletto degli Stati Uniti. No, vabbè. Senti la scusa, sentite? Ci ha messo anche... che pirla che... Ah, ecco. Sì, ha messo la colonna, Enrico. La colonna sonora dei Goblin. Dimmi. Grazie del video che hai messo. Dica. Figurati, tanto se non lo metto mi meni, quindi c'è poco da ridere. No, non meno nessuno. No, non meni nessuno. Minacci di menare solo. Sai che a me le minacce lasciano un po' così, no? Mi fanno dispiacere. Goblin, profondo rosso, eh? I Goblin. Sì. 75. Hell's appassionato di dare... Io sono appassionato di Dario Argento, eh. Buongiorno. Ciao Sergio. Ciao Sergi. Allora. Devo dire che le tue entrate mi piacciono tantissimo. Sei molto teatrale, eh. Arrivi dopo tutti con l'effetto speciale, grande. Questa mi è venuta adesso, all'improvviso. Ah sì? grande musica. Ho detto non posso aprire senza un exploit. Hai ragione, ma noi ormai ce l'aspettiamo e devi mantenere questo standard, perché la prossima volta devi migliorare ancora di più. Standard sempre più elevati. Siccome nei giorni scorsi, anzi fino a stamattina, ero impegnato con la bici, che un po' l'ho riparata, il dito si è un po' ripreso. Ah, ma il dito come te lo sei fatto poi alla fine? Non mica capito. C'era un taglio qua. E quando suonava mi andava la corda, sai che dolore. Madonna, ragazzi. Per due giorni ho tenuto il dito. Ho preso un guanto, l'ho tagliato, ho tenuto solo il dito, anche la notte quando dormivo, senza non... Sai mai di notte dove te lo puoi infilare quel dito, eh? C'hai ragione. Nel naso, no? Dico, nell'orecchio, che ne sai? Ma tu saresti un educatore? Io ultimamente non esercito. Ma senti un po', ma com'è che te lo sei tagliato? Non mi rispondi. Ah, che ne so. Magari tagliato. Io cucino, io lavo i piatti, io mica c'ho la tutorial. Ti aspettavo, Sergio, sulla tutorial. Quindi se qualcuno volesse, scusate. Ah, bravo, bravo. Volesse venire a... Io, Sergio, ad aiutarti mi paghi 30 euro... Ti cucino per tutta la settimana. Io sono ancora vecchio stampo, per stricchione. Ragazzi, allora, va bene essere politicamente così, anche un po' di avanguardia, ma no. Dai, una battuta. Ma sì, te la lasciamo passare, figurati. No, ma scusa, ma no, perché Saverio non ha capito che tu cerchi una tutorial. Ma non andare troppo per il sottile, non ti preoccupare. Non andare troppo per il sottile. Sì, no. Però tu sei troppo spesso, non... Non riesce neanche ad avere l'illusione, capito? Ma neanche bendandosi. Ciao, Marta. Fai finta di niente, Sergio, perché io so diventare molto carina, cioè con una parrucca, un reggicalze, poi vedrai. Mi depilo bene, tutto quanto, vedrai che... Senti, Saveria... No, io mi chiamo Vladimir Luxuria. Ah, vabbè, ma scusa, ma hai già preso quel nome. Tutte queste interviste che fai, ma una la trovi? Trovane due, va. No, guarda, veramente ho delle difficoltà perché non posso più intervistare le donne perché si innamorano e mi si buttano addosso. Non posso più farlo, non posso tu più non ti farlo. Preoccupare. Devo andare dagli uomini perché
Tu non ti preoccupare. A meno che tu non vuoi venire con me, tu ti preoccupi delle donne, io mi preoccupo delle interviste. Ho capito, ma non ti si staccano più proprio, ho capito. E proprio appena dico zona di confine, già scatta l'orgasmo. Cioè, figurati. Già sono oltre quelle. Tu le interroghi, no? Le interroghi. Interviste. Ma io le metto a nudo, capisci? Le metto no, poi gli dici, se volete qualcuno da buttarvi addosso. Sì, esattamente. Io ce l'ho. Sì. Ragazzi, io non so se mi sento di andare avanti con questa cosa. Non lo so. Non è primavera. Appunto, ma scusa Sergio, ma ne hai preso due casse di quella roba che hai bevuto la volta scorsa? Cosa hai fatto? Lo produce come tranquillo, ma cosa stai facendo? Non è una questione di primavera, Franci, qua è questione di fame. La fame si sta. Ma secondo me il coronavirus è anche un ottimo afrodisiaco. Ah, certo, immagino. Sì. Noi non andiamo in letargo, purtroppo. Ma io vorrei sapere però come mai un ottimo afrodisiaco. Comunque, azzardo. Ma perché secondo me il coronavirus non è un virus, è un'entità dotata di coscienza autonoma. Certo. Spinto tutti nelle case. Cosa fa una coppia nelle case 24 ore? Anche se non sopporti la tua compagna o tua moglie, stai 24 ore lì chiuso in casa con lei. Divorzi. Alla fine non puoi uscire per tradirla. devi per forza fare qualcosa. Anche perché gli uomini non tradiscono, perché non si fidano. Ma la mia amante la farà l'igiene delle mani, le cose, le precauzioni, la temperatura. Invece su tua moglie sei sicuro. E poi, se te la trovi poi lì, sei costretto. 24 ore. Sei costretto? Questa cosa. Grazie Saverio per questa. Saverio, ti vedo veramente sulla teoria, su questa teoria qua. Non mi viene tanto da condividerla, ma vabbè, comunque sia. No, comunque convincetevi, il coronavirus non è semplicemente un virus, ma è un'entità dotata di coscienza autonoma. Ah, e quindi ci vuole fare copulare. Quindi ha un piano, voi però, non lo capite, scusa, ha un piano. No, adesso io questa era soltanto una cosa per dire, però lui è un'entità dotata di coscienza che ha un piano nei nostri. Ah, ok. Quindi non sei un negazionista, ma sei un fanta... Non lo so, perché è abbastanza fantasiosa questa cosa, no? No, ma ha un piano. Il coronavirus ha un piano. Anche perché è partito dalla Cina, quindi ha tutto un piano. Poi, se noi seguiamo il suo iter e tutto quanto, ma tutto un piano. Ah, ok. È comunque una creatura scaltra. Aspettiamo di vedere come si comporterà in futuro, allora, per capire. Sì, dobbiamo iniziare a chiamare gli psichiatri per cercare di comprendere le caratteristiche del suo comportamento, di come sta facendo. Permenarli. Non vuole comprendere niente. Permenarli qua. Eri un po' metallico, Sergio, in questa tua permena... Fabrizio, ma di qualcosa, che sembri fermi delle scorse chiamate. Sei sempre, se io vedo, no, perché a volte vado su YouTube ma lui guardo, è baba, collegamenti, lui è sempre nella stessa posizione, nello stesso... Sembra esatto, un... lui sei baba, alza la mano, guarda. Ma io sto ascoltando cosa dice Saverio e Sergio. Ah, okay. Però potresti metterti un po' tu, Fabrizio. Cambiare sfondo ogni tanto, guarda, io mi sono messo qua davanti. No, mi sto bene così, sto bene comodo. Ah, ok. Allora ti rilassiamo. Vabbè. Bene. Sergio. Di Franci. Mi ha dato uno spunto Sergio che nel gruppo musicale metterò la musica di Profondo Rosso. Francesca si è lamentata di un moscerino, Francesca si è lamentata di un moscerino. Di un moscerino? Pensavo del mio starnuto. Sentite, ma potrei fare una cosa io, siccome ho due computer, no? Potrei fare che uno faccia un finto collegamento, che in realtà è Bertin che parla col telefono, visto che Bertin non ce la fa a connettersi, riprendiamo, faccio il computer verso una sagoma di Bertin, sì, e ci parla attraverso il telefono. Potremmo fare così. Prova.
Ah, adesso... perché mi manca Roberto, cioè, ma porco cane. No, adesso no, è troppo difficile. Ma, scusa, ma se tu lo chiami non ti sente? Se sì, provi a chiamarlo dal telefono e lo metti vivo. Proviamo. Guarda, devo guardare se ce l'ho sul mio personale, perché quello di servizio mi ha abbandonato definitivamente. Allora. Come tutti i nostri telefoni di servizio. No, se n'è proprio andato, eh. Ah, deve andare. Eccolo qua. Vediamo un po'. Se riusciamo a salutarlo. Aspetta. Quanti collegamenti oggi in questa zona di confine? Questa zoomata. Aspetta, lo metto in viva voce. Si sente? Lo metto vicino al microfono. Pronto, Roberto? Lo senti? Sei via Zoom, eh? Aspetta che guardo dove è il microfono di ste cuffie. Ma io non... come faccio? Non vedo niente, io sento solo il telefono. Tu parla e basta, tu parla e basta. Io parlo e basta. Sì, a noi piace già sentirti perché ci mancavi, Roberto. Sapessi, io sono sempre più trovato, figlio, figlia e mora positivi, pochi sintomi, a casa, così... Chi è in giro per lavoro se lo becca. Mia figlia lavora in un nido privato, per cui mio figlio fa il vigile, così. Ah, fa il vigile tuo figlio? Sì, fa il vigile urbano a Porta Palazzo, alla sezione di Porta Palazzo. Ma che figlio. Ha voluto andarci lui lì, eh. Mi piaceva andare lì. Vabbè, meglio di altre zone, se devo dire la verità, almeno un po' vale. Sì, ma lui lì conosce tutti, per cui grande. È contento di stare lì. Possiamo chiedergli dei favori. Se passa magari, che ne so, ti serve qualcosa, lui va al balone. Adesso devono fare ancora un po' di giorni di quarantena, come si dice. Ok. Poi bisognerà vedere che dovranno rifare il tampone, ma più che altro adesso per poter mandare di nuovo i bambini a scuola, perché Gioia adesso è due settimane, povera bambina che non va più di nuovo a scuola. Ah, cavolo, ragazzi. E quindi tu devi tenere sulla famiglia, sulle tue spalle. Mi portiamo da mangiare sul pianerottoli da lontano. Hai capito. Vabbè, adesso dovremmo essere quasi alla fine, mi auguro. Speriamo di sì, ormai... perché questi tamponi arrivano mai, poi, tra l'altro, no? Se puoi verificare che sia. No, ma loro sono. Mia già tamponati fatto... e già. Sì, erano già tutti sistemati, solo da finire la quarantena, come si dice. Ho capito. Senti, vuoi salutare? Ma li senti? Parlate un po', ragazzi, così vi sente. Ciao Roberto! Ciao Roberto! Non sento nessuno. Non senti nessuno? Orco, no. No, perché ciao. Tu... anche quella bella ragazza di Padalino che è sempre più sexy. Che è sempre più sexy. Si è fatta una pettinatura tutta ondulata, che fa conquiste, non lo so io. Veramente. Guarda, quello che sappiamo è che su di te ha un certo effetto. Questo l'abbiamo capito. Ma non credo di essere mica l'unico su cui fa effetto. Assolutamente, cioè, per carità, c'è uno stuolo, guarda, si deve chiudere in casa. Ci avrà una lista di spasimanti che non finisce più. Si deve chiudere in casa, vabbè. Ti dico solo, esce di rado. Poi se ha un marito geloso, ancora peggio. Non ride, lo so, ti dico solo che ride e nega, dice di no col dito. Dice di no, ma non credo, dai. Va bene, dai, senti. Dimmi. No, niente, che purtroppo non li senti, non so come fare perché io ce li ho in cuffia, ma tu non riesci a sentire la cuffia. Cioè, state chiacchierando di qualcosa in particolare? Ma no, è che ci sei venuto in mente te, la malinconia si è fatta pesante, allora ho detto proviamo a chiamarlo. E adesso anche perché, anche se ci fosse sta assurdo di passare dalla zona rossa, arancione, gialla, non è che cambia molto la situazione, cioè no. Circa la possibilità di fare trasmissione, per cui... Dobbiamo aspettare una svolta. Dobbiamo aspettare la Pfizer. Ah, la Pfizer. Sì, quella del tieni duro. Adesso, scusa, appunto, non far finta di non sapere come si dice, perché fa anche il Viagra, ok? Non è che devi... la pista, Oggi ho qui il giornale davanti, Arcuri dice a metà gennaio cominciamo le vaccinazioni Pfizer. Ma cui... potrebbero anche metterlo dentro il Viagra, così sai quanta gente si autovaccina. Cioè, ma sì, è vero, sai che sarebbe una bella soluzione. E cavolo. Cioè, metterlo direttamente dentro la pastiglia, ci vaccinerebbero tutti. Ma poi li riconosci quelli che l'hanno preso, eh?
Se hai i pantaloni della tuta, poi proprio sono gli sgami al volo. Ti sei vaccinato, neanche c'è un certificato, cioè, per cui... Va bene, basta, vedo che comunque butta male sta cosa, ragazzi. Siamo partiti male, ti dico già che abbiamo toccato argomenti con parole che andavano oltre il lecito, eh. Quindi, sì, sarà sempre pautazzo, sempre sul letto, ma che fa sempre steso sul letto? Cioè, c'hai ragione. Sono scomodo, sempre steso sul letto, sempre, ma come fa tutto il giorno, sta steso a letto? Ma no, lui si mette a letto quando si collega con noi. Dice di no capito. Che vuoi, Giampi sta bene. Giampi è arrivato adesso, si vede. Ha un po' azzurrina. E poi ci sarà Coso, lì, Sergio l'ho incontrato un po' di tempo fa, io andavo a comprare una bottiglia di Barolo Chinato. Ecco, ma lo incontriamo tutti di fronte alla vineria, ma cos'è sta storia? No, io cercavo una bottiglia, io sono un appassionato di Barolo Chinato, ma sai, dai, da Reggio Piemontese. Barolo Chinato e biscottini all'America, quando ci rivedremo, io sono convinto che una bottiglia di Barolo Chinato è un plateau di biscotti di America, sai, quelli di America. Sì, lo so, come sono buoni, ecco, sì, sì. Che si mangiano, ho scoperto che Camillo Benso Conte di Cavour, sì, dopo pasto, un bicchierino di Barolo Chinato e due paste di Medica, per cui hai capito. È una cosa antica, poi è buono. E lui era lì che andava a fare il rifornimento, ma meno male che vai in dei posti che meritano, non va. E quindi aveva le tre bottiglie nello zaino, come l'ho beccato io? Ma le bottiglie non le ho viste, però mi ha detto che andava lì. Okay. Però lì, almeno quella è una vineria di qualità, non è una, no, ma guarda, lì mica, fa di sì col dito, fa pollice in su, thumbs up. Dove non è che c'è acqua colorata, lì c'è vino buono di ma sicuro. Scusa, ma secondo te Sergio va ad abbeverarsi alla fonte del vino andato? Cioè, lui va... No, penso di no, deve essere un intenditore, quindi... Certamente. Noi ci fidiamo di lui e sappiamo che sa, certo, scegliere, certo. Sa scegliere. Certo. Vabbè, Giuseppe Campassi sono... Giuseppe Campassi non ci sono perché ho presi dal lavoro per motivi loro, io mantengo riservo, non voglio farmi gli affari loro, però so che sono occupati. Hai ragione. Ma non lo fanno perché ci vogliono male. L'importante è cercare di mantenere i contatti... per quando si potrà riprendere. Io mi auguro che in primavera, febbraio, marzo sia possibile. Ma tu immaginati in primavera Sergio, che già adesso praticamente è attivato come una specie di opossum assatanato. Cioè, tu non sai che cosa dice, perché è peggio di te. Tu sei praticamente un cartone animato di Hanna-Barbera. Non so chi sei. Sì, ho visto che voleva, cosa voleva l'altra volta? Una tutorial. Ma non sapevo... La domanda è facile a chi era riferita, insomma, ecco. Vabbè, ho capito, ma te, voglio dire, te hai occhi solo per quello, lo sappiamo, e non dico cose... No, io ho occhi per la qualità, tra virgolette. Padalino, te ne vai a cresta alta, veramente, non te sta la qualità. Cresta. No, le cose così, e lei rappresenta la qualità. Va bene, basta, possiamo anche smettere, perché diventa monotematica sta cosa, si sta sciogliendo, guardala. Adesso... anche lei, poverina, non è che lei sarà abbastanza stanca e stressata pure lei, per cui dai. Ma io la vedo abbastanza in forma, se devo dire la verità. Meno male, sì. Almeno per quello. Poi oggi ha la mascherina, non l'avresti neanche vista interamente, quindi... porta anche la mascherina in video, vabbè. Sì, ma no, adesso è in video perché c'è anche Saverio, sono in collegamento insieme. Ah, capito, è con Saverio. Sì, c'è Saverio, con lui. Vabbè. Va bene, dai. Ci sentiamo allora. Più che altro perché se parlo con te poi non posso parlare con altri e tu parli solo con me. No, perché dobbiamo trovare giusto, una soluzione per questa cosa qua, la prossima volta la troviamo. È complicatissimo per me accedere a quelle piattaforme lì, cioè io non lo so, ma dovrei andare dal mio tecnico, farmi assistere da lui, ma è un po' complicato. Ma noi risolveremo la situazione. Vabbè, se trovi qualche sistema più semplice, magari... Ok, dai, poi ti faccio sapere, ho una settimana per pensarci.
Saluti a tutti, grazie mille. Va bene, Robby. Ma figurati, Robby. Ti salutano tutti. Grazie, grazie. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao, 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 ciao. Bene. Ma che bello, è riuscito tutto il tempo. Cioè, praticamente Padalino adesso... Micio è arrivato qua, ma hanno usato e se n'è andato. Davvero è lì, c'è ancora. Ma questo gatto è un gatto veramente carogna. Aspetta che lo prendo, Artù, vieni qua. Artù, ti posso vedere anche Artù. Fatti conoscere. Eccolo qua. Eccolo qua. Il mio gatto, le carine. Ha gli occhi verdi. Ha gli occhi verdissimi. Verdi. Povero Artù. Ma povero Artù, povero me. Sono quello che gli dà da mangiare, sono quello che odia di più in questa casa. No. Gli compro il cibo, cerco quello che gli piace di più, gli vado a comprare la sabbietta, gliela cambio, gli faccio questo e quello, su e giù. La prima cosa che faccio quando mi alzo è dar da mangiare a lui, cioè ancora prima di andare in bagno. Prendo la scatoletta e gliela metto, e lui mi morde e non mi vuole. Ah, magari è la sua modo per dirti che ti vuole bene. Il suo ma modo certo, per dirti che... ma come quelli che menano la moglie, no? È il loro modo per dirti. E lui mi mena, mi riempie di graffi, mi morde. Cioè, sì, va bene. Continui. Vuole giocare con te, tu non capisci. No, in realtà no, perché poi scappa e mi miagola addosso come se gli avessi fatto qualcosa di... Io lo studiavo. Vabbè, forse hai ragione tu, Franci. Ciao, Giampiero, ciao Giampiero. Ciao! Come stai? Bene, tutto a posto! Tutto a posto! Non vedo più nessuno. Ti vediamo bello chiaro oggi, l'altra volta eri scurissimo. Non lo so! È così, sì! È così! Non sento manco io! Ma sei a casa adesso, voglio dire, proprio a casa tua? Non sei in montagna o isolato in qualche posto per evadere le restrizioni, vero? Dillo. No, sono più a Torino. Ah, ok. Come stai? Tutto bene? C'è il? Tutto a posto. Benissimo. Ma vai in bici, Giampi, ogni tanto? Sì, sempre. Fai dei giri, riesci a farti dei giri. E Sergio, okay. No, Sergio mi sono... Non ho capito, non si sente bene. Sì, mi sembra che ci sia un po' di ritardo. Ah, ogni tanto si scollega, ogni tanto fa un po' il saltella. Ma no, non vedo più il video di Sergio che va in bicicletta. È vero. Ma perché lui fa i giri intercomunali, lui fa tutta la cintura borchiata di Torino. E quindi... Ma invece il maestro Ungolo nessuno più l'ha sentito. Allora, Ungolo mi manda dei messaggi su WhatsApp che mi allarma. No, nel senso che mi manda delle proposte di investimento. Ah. Bene. Sì, tipo quelle catene di Sant'Antonio, che io spero che lui non abbocchi a queste cose, che non le giri a sua volta, magari è entrato in un cavolo di sistema Ponzi da cui non uscirà più, chi lo sa, vedremo, speriamo di no. Sergio, di qualcosa. Si è alzato, c'è il terremoto a casa Valtasso. No, era un messaggio importante. Ah, penso ti fossi grattato col cellulare, scusa. No. Quindi per i messaggi importanti ti alzi, abbiamo capito. No. Era un messaggio di Anna Maria, importante. Ah, ok. Vieni Pino che ti presento, vieni. Abbiamo Pino che passerà. Dai, saluto per Enrico, dai. Ciao Pino. Di appartamento. Non siamo soli il Saverio. Ma dove siete? Siamo a casa di Saverio. Che poi è anche una bella casa, cioè io non mi ricordavo più come erano i gruppi appartamento, sono cambiati, sono diventati proprio, fai roba.
è proprio carina. Vertale. Sì, sì. Bene. Dai, qualcuno racconti qualcosa, ragazzi, su. Io ho parlato, la gola secca. Vorrei fare anch'io un gruppo, una group, un appartamento. Ma magari Sergio, sai cosa puoi fare? Sergio, sai cosa puoi fare? Raggruppati da solo. Poi praticamente, quando le studentesse vengono da fuori Italia, fai un gruppo appartamento 5, 4 studentesse e te che detti le regole, spieghi come ci si comporta in appartamento e dirigi un po' la situazione, potresti anche fare quello. Senti, per favore, per favore, cioè... Non ti vogliamo, perché... Ecco. Perché mi sembra che non ce ne sia neanche bisogno. Io ti consiglio, Sergio, le studentesse in psicologia perché hanno momenti di confusione improvvisa. E secondo me vanno bene loro. Al primo anno, non prendere che sono al quarto anno, al primo anno. Sì. Ma al primo anno sono appena maggiorenni, dai. Magari se quando finisce tutto vai all'università, ti fai un giro, no? E ci sono i bigliettini, palazzo nuovo, cerchiamo. E tu appunto crei questo gruppo appartamento, poi se l'esperimento va bene lo sperimentiamo in tutto Torino, cerchiamo di... Certo, se va male ti leggiamo in cronaca, va benissimo. Ma va bene. Enrico, quanto c'è ancora? Allora, ci sono ancora 5 minuti. 5 minuti. Allora, non vi istigate voi due, perché siete due che secondo me insieme potrebbero tirare fuori cose drammatiche, lo dico già. Ma chi? Lui, Ciro è... E Saverio, volevo dire una cosa seria. La sigla è... Volevo dire una cosa seria. Io poi la mostra di Andy Warhol sono andato a vederla. Ah, bravo. Io un giorno sono tornato da Chieri e mi hanno risposto che non sapevano se la si poteva vedere il giorno dopo. Io in tempo record, prendendo anche un taxi, quando sono arrivato in tempo record, spendendo un bel po' di soldi, comunque nel giro di mezz'ora, dove sono io, che è un casino arrivare fino alla palazzina di caccia, ce l'ho fatta 2 minuti prima che non dessero più i biglietti, sono entrato e ho visto questa meravigliosa mostra in questo locale della palazzina di caccia di Stupinice. Veramente mi sono emozionato tantissimo. Ma c'erano tante cose? Allora, c'erano i classici lavori di Andy Warhol, c'era un'installazione stupenda, c'erano le sue classiche... scatolette di pomodoro, sì. C'erano i suoi ritratti a Marilyn Monroe, c'era lui che raccontava di se stesso e di Jean-Michel Basquiat, c'era qualche 2 o 3 lavori di Jean-Michel Basquiat e c'era il suo concetto di serigrafia, okay. Di fotografia o pittura che lui definisce serigrafia, okay. Che tende a cercare di non accentuare gli aspetti esteriori per concentrarsi senza giudicare sugli tutti i molteplici aspetti interiori di una persona. Ma c'erano dei video? C'era un video anche dove lui raccontava della sua vita, dove lui raccontava che all'inizio gli dissero che lui non valeva poco nulla. Tutti i professori dell'accademia dove aveva studiato, tutti gli avevano detto che lui valeva poco nulla. E lui ha detto che quella cosa rappresentò per lui un problema grave all'inizio. Ma poi fece una riflessione che la vita era poco nulla, quindi lui poteva anche valere nulla, e quindi ha continuato e poi ce l'ha fatta. Ah, bello però, dai. E dicevano che lui fosse un fervente cattolico. Un fervente cattolico. Non ne so. Così, no, l'ha raccontato lui era di religione cattolica. Ah, fervente. Sì. Con tutto il bordello che c'era alla factory di Andy Warhol. Ma perché lui non lo riteneva un bordello, Enrico, lui riteneva che lui stava raccontando, semplicemente raccontando senza giudicare. Quindi lui era molto tranquillo, non lo riteneva un bordello, assolutamente. Okay. Lui stava raccontando, semplicemente raccontando senza giudicare. Ma io poi lo dico senza nessun giudizio, anzi, io sono anche un fervente fan. No, ma dico da quello che risulta del suo racconto. Ecco, lui, certo, non è che vedesse questo bordello. Noi con i nostri occhi vediamo questo bordello. Lui nella sua non vedeva questa cosa.
ma anche perché lui sembrava un po' assessuato anche nelle sue cose. Lui era, no? Gay, lui era gay. Però non sembrava, voglio dire, sembrava proprio un po' distaccato da tutto, insomma, quello che capita lì. Ma lui era gay, ma non nel senso, ma lui Enrico era gay, non nel senso sessuale, nel senso che molti artisti pensano che raggiungere quella condizione è il coronamento di una sensibilità. Ciao Francesco, è il coronamento di una sensibilità. Non no. È una tendenza sessuale, non è una tendenza sessuale. È l'apice di un percorso artistico. Da quel punto di vista lì. Okay. Beh, si diceva che Andy Warhol e Jean-Michel Basquiat fossero innamorati, si è anche detto quello. Vabbè, lui l'ha tirato via dalla strada, cioè, quindi sai, magari un po' di debito di riconoscenza. Certo. Non lo so. Quanti ne ha tirati via dalla strada? Però voglio dire, attenti perché manca un minuto, ragazzi. Qua... Sicuramente a salutarci. Non lo so, più che altro perché non ci cada giù come una ghigliottina così. Vuoi venire a salutare Zona di Confine? Vieni, veloce, veloce! Chi è? C'è Francesco, il nostro operatore. Oh, ma dai! E chi lo conosce quello lì? Non ha più i capelli lunghi, non canta più Happy Rolling Stone. Hai capito? Guardalo. Ciao Fra, come stai? Bene, dai, è che si può fare. Poi ti telefono, ti racconto. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Oh ragazzi, due minuti, dai. È perché due minuti cade, ve lo dico già. Ah, lì c'è scritto uno. Lo so, ma è fermo da un bel po' quell'uno. Prima davi i secondi, adesso sono solo i minuti. Finiamo sullo scetticismo, con lo scetticismo di Sergio, lo dico già. Va bene, finiamo. Sarebbe. Va bene, ragazzi.